Io sto facendo un discorso in questa campagna elettorale che è una campagna elettorale che dura da parecchio, perché voi ricordate che ci sono state le prime primarie, ho cominciato a luglio, sono 5 mesi, facevo il conto prima, di campagna elettorale, ho girato in lungo e in largo la Calabria senza sosta. E il discorso che sto facendo è un discorso di verità ai calabresi, perché la nostra regione vive una situazione profondamente, drammaticamente difficile. Noi siamo l'ultima regione in Italia per quanto riguarda i parametri economico-sociali. La disoccupazione ha raggiunto tassi allarmanti. La regione che ha il minore reddito pro capite nel paese. Il reddito pro capite in Calabria è meno della metà della media nazionale. Nella nostra regione, nell'ultimo anno, c'è stato un incremento della povertà del 40%. Questi sono i dati che ci ha squadernato la Svimez e sono i dati che ci ha riconfermato, ahimè, purtroppo, Banca Italia l'altro ieri quando ha presentato il rapporto dello Stato delle Regioni in Italia. A fronte di questa situazione abbiamo una regione che non è stata in grado di utilizzare le risorse dell'Unione Europea. La Calabria rimanda indietro all'Unione Europea sul programma 2007-2013 1.800.000.000 di euro. Siamo la regione nella quale i servizi a partire dalla sanità hanno raggiunto livelli preoccupanti, perché non sono garantiti in molti territori i livelli essenziali di assistenza. Il cosiddetto piano di rientro non è stato uno strumento per il riordino dei servizi e la riqualificazione dei servizi, è stato gestito burocraticamente per determinare una condizione di smantellamento dei servizi, di depotenziamento dei servizi. Noi dovremo mettere mano immediatamente alle risorse dell'Unione Europea, nel senso che dovremo rimboccarci le maniche per evitare di perdere risorse, salvare il salvabile. Per quanto riguarda il programma 2007-2013, che è già scaduto, abbiamo un anno, entro il 31 dicembre bisogna rendicontare. È quasi impossibile, attraverso le vie ordinarie, salvare quelle risorse, perché dovremmo fare progetti, fare le gare, aprire i cantieri, realizzare le opere e rendicontare al 31 dicembre 2015. E voi comprendete che è impossibile rispettare questo calendario di marcia e questi tempi. Quindi bisognerà trovare strumenti per salvare il salvabile, negoziando con l'Unione Europea e negoziando con il governo. Dovremo mettere sul binario della operatività immediatamente il programma 2014-2020. Ci sono anche lì risorse consistenti, circa 5 miliardi di euro, e quel programma è stato accantonato dall'Unione Europea. La Calabria è, insieme alla Campania, la regione che si è visto accantonare il programma, perché non in regola, non a posto con le direttive e gli orientamenti dell'Unione Europea. Quindi si tratterà rapidamente di mettere sul binario giusto anche il programma 2014-2020 per renderlo operativo, perché il 2014 è già passato, è già chiuso, perché 23 domenica si vota, per la proclamazione degli eletti vorrà almeno una settimana, dicembre siamo già ad un anno consumato e bisognerà recuperare tempo, perché il tempo è fondamentale, perché passa velocemente e se non si realizzano appunto in tempi giusti gli obiettivi si perdono le risorse, come abbiamo visto è successo in questi anni. Quindi si tratterà di affrontare questi problemi, di affrontarli con determinazione. Poi si tratterà di utilizzare le risorse non per spenderle, tanto per spenderle, si tratta di utilizzarle per creare lavoro, per alimentare l'economia, un'economia sana, e per sostenere le imprese con obiettivi chiari.
che devono essere volti all'ammodernamento infrastrutturale, che devono essere volti alla creazione di ricchezza, perché noi dobbiamo far esprimere i territori e sostenere le attività produttive, mettendo le mani sulle ragioni che hanno determinato questi ritardi. In primo luogo, smantellando questo elefante burocratico, appunto, che è diventato un ostacolo, perché la regione è diventata un ostacolo. La regione doveva essere una leva per alimentare e sostenere lo sviluppo, invece è diventata un ostacolo, la regione per come si è venuta configurando. Mettendo mano alle procedure, le procedure devono essere snellite, non ci può essere mai più una condizione per cui si pubblica un bando nel 2009 e le graduatorie vengono pubblicate nel 2014, o una condizione nella quale si firma un decreto in una stanza e nella stanza accanto, quella dell'assessorato all'ambiente, per 3 anni si bloccano perché non si è in grado di dare nulla a Aosta, non si è in grado di dare. Bisogna porre mano a questa situazione, utilizzare le risorse per realizzare obiettivi di crescita, di lavoro, per far esprimere i territori. Bisogna porre mano ad una riorganizzazione dei servizi, a partire dalla sanità, perché in questi anni, come dicevo prima, una gestione burocratica del piano di rientro ha determinato il disastro che abbiamo sotto gli occhi. Andare ad un pronto soccorso, e non parlo di un pronto soccorso di un ospedale territoriale, andare al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza o dell'ospedale di Catanzaro, parlo degli ospedali API, i cosiddetti API, significa farsi la croce 4 volte per raccomandarsi al Padre Eterno, perché quando si arriva lì si trova una condizione disastrosa, con operatori che sono costretti, operatori sanitari, a turni massacranti di 24 ore su 24 in alcuni casi, e con situazioni per cui si arriva lì e non si trova un posto nel reparto, ci si rimette nell'ambulanza e si fa lo pendolarismo con gli ammalati a Calabria, Calabria, con condizioni gravi. Appunto, noi bisogna ripartire da qui, da questa condizione grave, e naturalmente bisogna costruire un sistema sanitario. Primo, bisogna investire sui territori, perché i territori devono essere il luogo nel quale praticamente si realizzano i servizi. Non ci può essere più una impostazione per cui tutto è concentrato sull'ospedale. Noi dobbiamo puntare alla deospedalizzazione, meno cittadini devono arrivare in ospedale, in ospedale ci devono arrivare le situazioni acute, e perché questo si verifichi dobbiamo avere nei territori i servizi che appunto consentono la tutela e la cura della salute, a partire dalla rimotivazione della medicina di base, dei servizi di diagnostica e delle prestazioni di primo intervento, che devono essere potenziati questi servizi. Poi bisogna puntare sulla prevenzione, sulla prevenzione. La Calabria è anche da questo punto di vista all'ultimissimo posto d'Italia, una Cenerentola siamo noi. Noi abbiamo dimostrato, io come provincia, pur non avendo le competenze, abbiamo sostenuto alcuni progetti di prevenzione, abbiamo acquistato un camper per i tumori femminili, per il quale abbiamo speso 280 milioni di euro. Un gruppo di oncologi si è messo all'opera utilizzando questo strumento, 12.000 donne sono sottoposte a screening e alcune di queste donne hanno scoperto di avere un tumore allo stadio iniziale e hanno potuto ricorrere a terapie che hanno evitato situazioni di grave rischio, situazioni appunto di rischio per la vita, e interventi demolitori hanno pure evitato. Abbiamo sottoposto a screening 10.000 giovani delle scuole medie superiori, quarte e quinte classi, anche ad Acri, siamo venuti ancora a fare, e sulla morte improvvisa, e alcuni giovani hanno scoperto di essere portatori silenti di una patologia che, curata, rimuove la causa di una morte improvvisa. A volte sentiamo dire che un ragazzo oppure una persona è morta improvvisamente perché era portatrice o portatore di una patologia appunto cardiaca che non si esprime, che è silente. A un certo punto si può, attraverso la prevenzione, individuare quella patologia e rimuoverla. E in alcuni casi proprio gravi, ha fatto un accordo con l'Università di Pavia, si è ricorso lì al centro oncologico, che è un'eccellenza in Italia, per rimuovere quelle situazioni più gravi. Quindi la prevenzione deve essere al centro dell'attenzione, dell'iniziativa, di una iniziativa di organizzazione di un sistema sanitario avanzato e moderno, a partire dalle fasce dell'infanzia.
Nella scuola deve ritornare la medicina scolastica, non intesa come era una volta, con un laboratorio, con un localino che la scuola mette lì, no, con progetti mirati, appunto, in modo tale da fare crescere anche qui una condizione migliore di qualità della vita e nel medio-lungo periodo avere un contenimento dei costi per le prestazioni sanitarie. E poi la rete ospedaliera, bisogna realizzare un disegno, un piano della rete ospedaliera con una visione di rete, superando i campanilismi e tenendo conto di quelle che sono le realtà effettive. Perché se Acri è distante dall'ospedale di Cosenza un tempo che non permette di intervenire in caso di necessità e d'urgenza, Acri ha diritto ad avere una struttura ospedaliera che sia rispondente a questo al comune. Quindi nessun campanilismo e nessun pennacchio, perché a noi non ci appartengono le logiche di pennacchio, ma i servizi necessari e fondamentali devono essere garantiti ai cittadini. E il misuratore delle scelte deve essere uno, deve essere la tutela e la cura della salute. Dopo vengono i servizi e l'organizzazione dei servizi, in funzione di questo, e non come è stato fatto fino ad oggi, che praticamente i servizi sono stati fatti in funzione dei primariati, degli amici, eccetera, eccetera. Mai più ci deve essere questo. E un'amministrazione sana deve rispondere a questi principi e deve rispondere a queste regole. Secondo la questione dell'organizzazione dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti, anche qui noi avremo un'emergenza e bisognerà fare i conti con l'emergenza, perché esploderà l'emergenza. C'è, è strutturale l'emergenza ormai, e dovremo affrontare l'emergenza. Quindi dovremo sapere che affronteremo l'emergenza, ma contestualmente dovremo porre mano all'organizzazione di un sistema. Il tempo necessario per organizzarlo, ma lo organizzeremo. Primo punto, puntare sulla differenziata. La differenziata spinta. Noi non faremo l'elenco dei contributi da dare ai comuni e poi lasciamo i comuni a se stessi. Noi faremo una task force che accompagnerà i comuni dal punto di vista organizzativo ad organizzare la raccolta differenziata. Li accompagneremo i comuni ad organizzare la raccolta differenziata. E naturalmente, ad un certo punto di questo accompagnamento, scatteranno premialità e penalità, perché chi non si adegua viene penalizzato e chi si adegua con risultati viene premiato. E i cittadini giudicano, perché questo deve essere il meccanismo virtuoso sul quale agire. E la differenziata dovrà essere rivalorizzata in Calabria. Il vetro, la plastica, deve essere rivalorizzata con impianti che bisogna realizzare in Calabria, sui quali bisogna dare opportunità alle imprese e creare opportunità di lavoro. E poi la parte umida dei rifiuti deve essere utilizzata con impianti a impatto ambientale zero, ci sono, che utilizzano tecnologie avanzate e che creano ricchezza. Io sono stato a Torino di recente, ho visitato nel cuore dell'area metropolitana di Torino un impianto dove arriva la parte umida dei rifiuti, perché lì fanno la raccolta porta a porta, la città di Torino, 500.000 abitanti fa Torino, non stiamo parlando di un paese di 1.000 abitanti. La raccolta differenziata porta a porta, e poi la parte umida arriva in questo impianto che è nel cuore della città, ad impatto zero, senza manco un filo di fetore, dove producono gas. Utilizzano i rifiuti per produrre gas, li immettono in un digestore che si chiama digestore anaerobico, producono gas e il gas viene utilizzato per produrre energia, che ritorna nelle tasche dei cittadini in termini di contenimento della tariffa. Noi dobbiamo puntare a costruire un sistema virtuoso dei rifiuti. Naturalmente, e mi avvio purtroppo, ahimè, non posso dilungarmi perché devo scappare, alle conclusioni, naturalmente tutto questo disegno è un disegno che comporta la rottura con quello che è stato quello che abbiamo alle spalle, la messa in discussione di interessi. Non pensate che sia indolore questo percorso. La messa in discussione di interessi. È necessario avere consapevolezza di ciò, perché la partita sarà una partita molto ma molto forte. Per quanto ci riguarda, ci spenderemo con determinazione in questo senso. La situazione è difficile. Lo sappiamo bene, lo so bene, io che mi metto sulle spalle una situazione pesante, sta crescendo una
partecipazione larghissima alle nostre iniziative. Avverto che c'è una fiducia che si ripone su di noi, una speranza che si ripone su di noi. L'altra sera lo sto sentendo sovente, ma sto sentendo la cosa, è l'ultima spiaggia, aspetta, un amico che mi ha detto l'ultima spiaggia, aspetta che mi fa dormire manca la notte, si dice che è l'ultima spiaggia, perché mi si carica di una responsabilità che non voglio assolutamente, perché non c'è nessun remida, io non sono un remida, che quello che toccava faceva diventare oro. Io sono un uomo in carne ed ossa che ho consapevolezza della difficoltà e ho anche consapevolezza che queste difficoltà si possono affrontare con un lavoro e un gioco di squadra, che noi non abbiamo bisogno di uomini solo al comando, noi abbiamo bisogno di mettere in campo una squadra non intesa come una giunta solo come il Consiglio, una squadra intesa come un campo di energie che bisogna che si mettano in campo. Dobbiamo sapere che dobbiamo cambiare testa, noi dobbiamo cambiare testa, che prima ancora che di una buona amministrazione, che è pure necessaria, di un'amministrazione che sia capace di affrontare i problemi e di produrre buon governo, che è necessarissima, noi abbiamo bisogno di cambiare la testa. Noi dobbiamo sapere che davanti abbiamo una sfida culturale che dobbiamo vincere, una sfida culturale. Abbiamo bisogno di determinare un quadro di regole per cancellare le pratiche clientelari del protezionismo, della raccomandazione, del favore, della discrezionalità e sostituirle con le regole che alimentano i diritti. I cittadini devono sapere che da Mario Oliverio non devono avere la concessione perché è l'amico, ma Mario Oliverio deve garantirgli un quadro di regole e di diritti, di pari opportunità. E questo devono pretendere i cittadini, in primo luogo da Mario Oliverio e più complessivamente da chi ha responsabilità e da chi ha un'investitura pubblica. Naturalmente per fare questo dobbiamo sapere che noi dobbiamo rompere un circuito, perché una politica malata si sana se c'è una correzione da parte di chi la rappresenta, ma c'è anche una domanda malata che alimenta quella politica malata. E noi dobbiamo spezzare questo circuito, perché altrimenti non faremo nessun passo in avanti. Anche la buona amministrazione, se non si determina questo salto culturale, se non si determina questa nuova spinta nella nostra regione, non farà passi in avanti o non avrà l'efficacia che si richiede, appunto, per la gravità dei problemi che abbiamo davanti. Io sono convinto che si può fare, ecco perché sono in campo. È una sfida molto alta, i problemi sono gravi, ma la gravità dei problemi non mi scoraggia, anzi mi carica ancora di più di determinazione. Si può fare, noi ce la faremo se i territori saranno protagonisti. E state tranquilli che con i territori noi discuteremo come utilizzare le risorse dell'Unione Europea e state tranquilli che le risorse dell'Unione Europea saranno utilizzate. Nemmeno un euro sarà perduto da parte della Regione con noi alla guida della Regione. Vedrete, sarà faticoso il lavoro, sarà faticoso questo compito, ma questa è una strada obbligata per costruire un futuro alla nostra terra. Da questa città sicuramente verrà un contributo forte. E state tranquilli, mi preme dire un'altra cosa, che noi abbiamo proposto un'alleanza, che è un'alleanza, l'avete seguita la discussione quando si è formata l'alleanza, che è un'alleanza che ha paletti chiari. Noi abbiamo detto che chi ha avuto responsabilità nel governo della regione con Scopelliti non poteva far parte della nostra alleanza. Non perché ci sono giudizi sulle persone, assolutamente,
ma perché politicamente noi abbiamo bisogno di dare forza a un progetto di cambiamento. E un progetto di cambiamento sarebbe stato depotenziato se avessimo imbarcato nelle nebbie a tutti, avessimo fatto un'operazione delle nebbie. Tutto fa brodo, sempre la stessa, il riciclaggio. No, noi abbiamo fatto una scelta chiara. E quella scelta chiara sottoponiamo agli elettori. C'è un'alleanza che sostiene la mia candidatura, che sostiene il programma che io ho avanzato. Quell'alleanza abbiamo sottoposto agli elettori che il 23 si pronunzieranno. E state tranquilli che quello che non abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'alleanza, a maggior ragione non si farà dopo il 23. Non si farà dopo il 23. Perché agli elettori si presentano progetti chiari assumendo le responsabilità. Gli elettori non si possono ingannare. I cittadini vengono chiamati a pronunziarsi su progetti, su programmi e su uomini. E bisogna essere rispettosi, fedeli al pronunciamento dei cittadini. Perché il più grande inganno che si potesse fare ad un popolo è quello di chiamarli al voto, a scegliere e poi ingannarli il giorno dopo. Non esiste. Con Mario Oliverio questo non esiste, per essere chiaro. Io sono sicuro che da questa città, come è stato in altri momenti, verrà la spinta giusta per dare forza a questo progetto. Perché, guardate, non è il problema di vincere, vinceremo. Perché è nell'aria, è nelle cose, i sondaggi, ma non solo i sondaggi, è nell'aria. Il problema è di con quale consenso e con quale dimensione del consenso vinceremo. Quello che noi chiediamo è un consenso largo, vasto, perché la Calabria possa dare un segnale forte sulla direzione di marcia che noi abbiamo indicato, un incoraggiamento forte. Domani sera verrà Matteo Renzi a Cosenza, anzi vi invito a partecipare a Cosenza. Domani sera ci sarà Matteo Renzi con noi, io con lui mi sono già incontrato, ho avuto un impegno che giorno 28 ritornerà in Calabria per incontrare la nuova regione, per aprire un confronto, una interlocuzione su basi nuove. A questo confronto la regione con noi non si presenterà per chiedere soldi, per bussare a denaro. La regione si presenterà con progetti, con proposte, a partire da un progetto di sistemazione e di difesa del suolo, di un progetto per la valorizzazione dei beni culturali, di un progetto per l'ammodernamento infrastrutturale, con progetti chiari sui quali chiederemo un aiuto e un sostegno al governo. Matteo Renzi mi ha garantito che su questa base ci sarà l'aiuto necessario. Domani sera lo ascolteremo, lo ascolterete, e sono sicuro che con questa impostazione, che vede la Calabria non più elemosinare o chiedere di alimentare il mulino dell'assistenzialismo, ma vede la Calabria con una proposta per proporsi come risorsa per aiutare il Paese ad uscire da questa situazione di crisi, la Calabria potrà gettare le basi per costruire un futuro, perché noi abbiamo bisogno di questo, costruire un futuro, perché questo è il dovere di chi come me ha una età, io ho 60 anni, e vuole mettere la propria esperienza, la propria conoscenza, il proprio bagaglio culturale al servizio dei propri giovani e delle proprie ragazze. Questo è il nostro dovere, per questo vi chiediamo un aiuto, e sono sicuro che da Acri questo aiuto ci sarà e sarà grande. Tante grazie, ci vediamo lunedì con grandi risultati a cui avrà contribuito la città di Acri.